nuovi turnover e quindi abbiamo deciso di far partire le nuove leve. Io sono Federico Bassignana e ho aperto la prima conferenza, ma oggi ho il piacere di aprire per Vincenzo Caggiano. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui, per la partecipazione a tutto il ciclo di conferenze che ormai sta giungendo al termine. E ringrazio l'associazione ex allievi del liceo Peano per aver organizzato questo ciclo di conferenze e spero che vi siate trovati bene, che sia stato interessante. Oggi siamo arrivati alla quarta conferenza e parliamo di privacy su Facebook. Abbiamo detto che è un ciclo di conferenze social e stiamo toccando un punto molto importante. La scorsa volta ci siamo proprio lasciati qui, dalla privacy, da quanto insomma diventa un po' stress utilizzare i social perché iniziamo a mettere troppe informazioni personali. Stasera possiamo imparare come gestire la nostra persona sui social network. Abbiamo Vincenzo Caggiano, tortonese doc direi, avvocato. Tortonese doc. Soldato. Più doc di così. Nemmeno io sono così tortonese. Avvocato con studio a Pavia. Non solo avvocato, perché è stato anche docente anche al liceo Peano, docente per diversi anni, esperto in diritto civile e riservatezza. Dico riservatezza e non privacy proprio perché è forse un promotore dell'uso della lingua italiana. Usiamo troppe parole inglesi per esprimerci, a volte si può anche utilizzare un po' la lingua italiana perché bisogna anche rimanere attaccati un po' alle tradizioni, attaccati alle tradizioni e anche attaccati proprio alla nostra riservatezza. E qui lo vediamo stasera con questo ciclo, molto divertente, sarà molto coinvolgente, ve lo assicuro, e iniziamo subito col botto, detto proprio per fare uno spoiler. E lascio la parola a Vincenzo Caggiano, un grande piacere presentarsi, uno dei promotori, forse uno dei primi pilastri di questo ciclo di conferenze, la nostra prima certezza. Vi lascio la parola e un augurio, buon... sarà molto interessante. Grazie. Buonasera a tutti, ma permettetemi di alzarmi perché non sono capace a stare seduto. Prima cosa, voglio stare in piedi se non ho un problema. Così. Vi ringrazio delle parole che avete usato per me, grazie a voi che siete intervenuti snobbando immagino la prima della scala e altre cose sicuramente più interessanti di questa conferenza. E, no, innanzitutto io voglio subito per onestà nei vostri confronti dirvi una cosa, ecco, sulla locandina che è stata fissa, hanno scritto, vado a leggere così non sbaglio, esperti del settore vi daranno le risposte. Ecco, io non sono un esperto del settore, innanzitutto perché non utilizzo i social network, quindi però ecco, non mi piace, no? Però insomma anche una persona come me che non li utilizza penso che oggigiorno non possa far finta che non esistano, perché ormai sono talmente diffusi che vengono utilizzati non soltanto in ambito privato ma anche in ambito ufficiale da politici, anche il Papa utilizza Twitter se non sbaglio, il primo è stato non quello attualmente regnante ma addirittura Benedetto XVI, quindi sarebbe un po' fuori dal mondo far finta che appunto i social network sono un qualcosa che riguarda soltanto magari i giovani. Non è così. Il presidente degli Stati Uniti, che non è proprio un giovanissimo, è un assiduo utilizzatore di Twitter. Ecco, quindi il senso di questo incontro, almeno così come l'ho concepito io, e spero che possa risultarvi interessante, è quello di così fare una chiacchierata, a livello anche informale,
Perché in fondo, e che io trovo che sia un po' fuorviante utilizzare espressioni come realtà virtuale, realtà digitale, una cosa o esiste o non esiste, e internet esiste, quindi quello che accade su internet, quello che accade utilizzando i social network, ha la stessa dignità, realtà delle cose che avvengono così, sotto i nostri occhi, magari in modo apparentemente più tangibile, ma anche quello che accade su internet è ugualmente reale, quindi proprio perché appartiene alla vita è soggetto alle regole della vita, le regole e soprattutto le leggi. Ecco, io cercherò un po' di impostare questa chiacchierata da quello che è un po' il mio, la mia professione, cioè come operatore del diritto, come si applicano, quali sono le leggi che riguardano, appunto, se ci sono delle leggi che riguardano i social network. Ecco, per rompere un po' il ghiaccio vorrei cominciare però con due video molto brevi che ho recuperato da YouTube. Ecco, vorrei partire con questo, che è tratto da un... Vabbè, prima li guardiamo e poi magari li commentiamo insieme. Secondo. Io sono Carlo, ho 30 anni e sono uno studente universitario, un po' fuori corso, ma perché lavoro con 30 anni. Mi considero una brava persona, educato, simpatico. Ci starei molto se non sono in bicicletta, faccio la bicicletta da tutti i giorni e non la faccio al mese. E se posso, prendo solo quel tipo. Ho quella grazie. Perfetto, quella. Beh, giusto. La qualità si fa. Insomma, la mia vita andava avanti senza particolare sorpresa, fino a quando il giorno completato. Ciao, hai voglia di invitarci a sapere l'Africa? Lei mi racconta dell'Africa, del volontariato e mi spiega quello che fa la sua associazione. La nostra ONG si occupa di sviluppo. Ma io sento solo. Calma, Michele, Toscano. Sono innamorato. Torno a casa, la cerco su Facebook e vedo che a Trenter, gli U2, i cani, e appunto l'Africa. Un posto con un viso del tipo di colore sopra il più grande mi colpisce. E capisco che il mio posto non è qui. La villa bisogna di me. L'Africa bisogna di me. La prima cosa da fare è cercare informazioni da chi in Africa c'è andato davvero. Ho fatto Sharm nel 2011, poi sono stato a Zanzibar nel 2012 e nel 2013 sono andato a Salam. Ma è qualche suggerimento da dargli? Fa caldo, fa molto caldo. E occhio non vede mai l'acqua di rubinetto, ma proprio quella mai. Ma cosa si mangia? Tutto. Cioè l'ho lì così. Il mio amico non mi è stato di grande aiuto. Io non volevo andare in un villaggio, volevo andare nell'Africa nera, nell'Africa nera. Mi devo informare, prendo tutti i pini che trovo sul tema. Io conosco il canto dell'Africa, della giraffa. Faccio le valigie, sei magliette, sei mutande, crema solare 30, anzi facciamo 50, tortino per la sera che magari un freschino, però di paglia, pinocolo e un pallone da bici. Tanto, stai andando in missione umanitaria, metti in vacanza. Ha ragione, serietà innanzitutto, poi per il pallone da bici, al massimo un compromesso. Ma per andare in Africa è importante prevenirsi, devo fare le vaccinazioni, malaria, tifo, tacheare, STD, prima le faccio, meglio è. Il medico mi dice di aspettare qualche giorno per prendere le pastiglie. Non può fare le vaccinazioni tutti insieme. Ma io voglio partire subito, quindi faccio di testa mia, cosa vuoi che mi succeda? Devo dare lei con me, ma non muore. Non sto benissimo, ma devo partire. La guida c'è, il biglietto c'è, il passaporto c'è, sono in aeroporto. Sento che questo viaggio sarà la porta d'accesso al cuore di Camilla. Siamo sempre felici, mi sento già mio. Maledetti vaccini, sono collassato. Da una settimana a letto e devo posticipare il volo. Ne approfitto per informarmi meglio e scopro che nel villaggio dove devo andare in Zimbabwe non c'è luce, gas, internet e rischio di prendere pure la malaria anche se ho fatto i vaccini. E allora penso, fanculo l'Africa. Per conquistare Camilla, dato che il vigore non ci arrivo, mi prendo un cane. Che bello, ciao! Come si chiama? Si chiama Bob. Che te piacciono le due? Ecco, il senso
sono due video che si trovano su YouTube, quindi insomma sono di dominio pubblico. Il senso dell'accostamento credo sia evidente. Il primo video, molto più corto, è tratto da un film di Damiano Damiani, intitolato Il giorno della civetta, a sua volta ispirato al libro di Leonardo Sciascia. Il film è del 68 ed è interessante vedere come Claudia Cardinale, la bravissima attrice famosissima che abbiamo visto, interpreta il ruolo di una donna bella in un paese che viene avvicinata da dei ragazzi per strada, i quali gli domandano di farsi una fotografia con loro. Lei non gli degna neppure di una risposta, tanto era ritenuta nella mentalità di allora offensiva una richiesta di questo tipo. Questa mentalità, devo essere sincero, io sono nato qualche anno dopo, nel 1968, però è la mentalità nella quale insomma, abbiamo vissuto tutti fino alla fine degli anni 90. Oggi, quando uno dice Grande Fratello, pensa ad un programma, ma quando uscì il libro nel quale il personaggio del Grande Fratello compare, il libro è un libro del 49, del 1984 di George Orwell, il Grande Fratello era un personaggio totalmente negativo. Cioè l'idea che qualcuno potesse entrare nella vita, nell'intimità delle persone, è stato per secoli un'idea negativa, cioè l'intimità privata è uno spazio inaccessibile agli estranei, uno spazio che uno condivide al massimo con le persone a sé più vicine. Oggi avviene una cosa invece totalmente diversa. Il secondo video, che è stato realizzato da un gruppo di ragazzi, di giovani che fanno video comici, si chiamano Il terzo segreto di Satira, ci fa vedere una cosa, insomma, credo oggigiorno abbastanza diffusa. Conosciamo una persona, ci interessa una persona, cosa facciamo? Se non la conosciamo, la andiamo a cercare su Facebook. Oppure oggi, da quello che ho capito, parlando un po' con le persone che utilizzano i social network, mi sembra che Facebook stia cedendo il passo come popolarità a Instagram. Twitter lo utilizzano molti politici, perché i politici hanno qualcosa da trasmettere a livello anche verbale. Tra, almeno i miei conoscenti, anche più giovani, Twitter non va molto per la maggiore. Oggi il social network, correggetemi se sbaglio, più diffuso e più popolare, ancora più di Facebook e Instagram. Cosa dice la legge a proposito di questi social network? Beh, grazie a Dio viviamo in una democrazia e quindi ognuno fa un po' quello che vuole. Cioè, se uno ritiene di mettersi, di pubblicare fotografie lo ritraggono anche in atteggiamenti goliardici intimi, è liberissimo di farlo, nessuno lo vieta. Il punto è che insomma la questione non è sempre così lineare e così di facile e immediata definizione. Ho preparato una piccola presentazione in modo da, spero, essere un po' meno noioso. Ecco, cominciamo con, ecco, questo è un articolo, un titolo apparso sul Corriere, io l'ho preso dal Corriere online, e dice quando il sesso diventa reato. Qui ci sono un po' di parole inglesi, sexting, cioè invio di sms, mms, email sessualmente espliciti. Sextortion, estorsioni sessuali via web, grooming, l'adescamento attraverso la rete, poi naturalmente la pedofilia online. Andiamo avanti con la seconda. Ecco, un altro tema che ogni tanto ritorna sui giornali, in televisione, è quello del cyberbullismo. Possiamo andare avanti. Ecco, io comincerei dalla Costituzione. La Costituzione è la legge fondamentale del nostro paese, viene scritta nel 48, tra il 46 e il 48, ovviamente all'epoca non c'erano i social network. Però, se noi andiamo a prendere, dopo i primi articoli che sono i principi fondamentali, troviamo tre articoli che riguardano le libertà fondamentali della persona.
cioè innanzitutto la libertà personale. Nessuno vi può fermare per strada, vi può perquisire, vi può arrestare, se non in ipotesi del tutto eccezionali. Questo è l'articolo 13. L'articolo 14 parla della libertà in ordine subito dopo più importante, cioè dopo la nostra persona, per la nostra Costituzione, il diritto più importante è quello di avere uno spazio di intimità a casa propria, quindi il domicilio inviolabile. Come nessuno vi può fermare per strada e perquisire, nessuno può venire a casa vostra ed entrare se non in ipotesi del tutto eccezionali. Ecco, questa cosa uno può dire è ovvia. Io mi è capitato nella mia carriera di avvocato di difendere due ragazzi che, bisticciando tra loro, avevano allarmato i vicini di casa. I vicini di casa, spaventati, cosa fecero? Chiamarono le forze dell'ordine, che arrivarono lì al domicilio di queste due persone e chiesero il perché di queste grida. E questi due ragazzi, tra l'altro due ragazzi giovani universitari, anche intelligenti, relativamente intelligenti, adesso vi dirò quello che hanno fatto, fanno entrare i carabinieri a casa loro come se fossero degli amici, dimenticando che a casa loro avevano in bella vista piante di marijuana e anche marijuana già pronta all'uso. Ora, drogarsi di per sé non è un illecito penale, è reato produrla, è reato cederla, ma farsi una canna nel nostro ordinamento non è un illecito penale. Questi però avevano delle piantine e quindi carabinieri, di fronte all'evidenza del reato, furono tenuti a denunciarli e quindi io fui poi chiamato a difenderli per tutta una serie di simpatici ipotesi di reato che, insomma, se loro avessero detto ai carabinieri no, stiamo bisticciando, andatevene fuori, che è casa nostra, nessuno se ne sarebbe mai accorto di quello che avevano in casa. Andiamo avanti. Questo è un altro articolo molto importante: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Quando viene scritto si immagina che normalmente sia l'autorità costituita che vada a spiare quello che i cittadini si comunicano. Se voi andate a vedere magari nella corrispondenza dei vostri nonni, ecco, i miei nonni erano giovani quando ci fu la guerra. Ecco, nelle lettere che mio nonno al fronte si scambiava con mia nonna, parlo della Seconda Guerra Mondiale, in alcune c'era il visto censura, cioè le lettere venivano prese a campione, lettere che la popolazione normale si spediva, andavano in un ufficio affinché fossero valutate, ci fosse qualcuno appunto che valutasse che non venissero dati, venissero divulgate informazioni pericolose per lo sforzo bellico. Ecco, questo nel nostro ordinamento attualmente sarebbe vietato, cioè nessuno può mettersi lì ad ascoltare le vostre telefonate, a leggere la vostra corrispondenza se ancora scrivete lettere, oppure a leggere le vostre email. Il punto è che ancora qui cosa accade? Accade quella situazione paradossale alla quale facevo riferimento prima, cioè sono le persone che sempre più spesso pubblicano quello che pensano, mettono sulla pubblica piazza, seppur virtuale, foto, pensieri che riguardano la loro vita intima. Andiamo avanti. Allora, il codice penale cosa dice di tutto questo? Io adesso vorrei, non voglio scendere per annoiarvi, così, anche perché questa non è una lezione universitaria di diritto, però, ecco, volevo semplicemente che fosse chiaro questo, se magari per chi non è abituato a frequentare le aule di giustizia o leggere le leggi dello Stato italiano. Il codice penale non parla di sexting, di cyberbullismo, di sextortion, ecco, non ci sono parole di questo tipo. Il codice penale prevede delle fattispecie che poi può applicare in determinati casi anche a quello che accade su internet. Sesso internet è un binomio di cui spesso si sente parlare, quindi una fattispecie delittuosa che si può consumare su internet è quello appunto di atti osceni. Cosa vuol dire oscenità?
Ecco, nel nostro ordinamento ci sono atti contrari alla pubblica decenza, ad esempio, non so, mi è capitato a volte di difendere un ragazzo che era stato beccato dai carabinieri a fare la pipì in una piazza di notte. Ecco, quello è un atto che non riguarda la sessualità e quindi è un atto contro la pubblica decenza. Gli atti osceni invece sono quelli che hanno una connotazione sessuale, quindi sono atti di contenuto sessuale compiuti in luogo pubblico o comunque in un luogo frequentato. Se frequentato da minori ci possono essere delle aggravanti. Andiamo avanti. Ecco, il concetto di oscenità è quello che vi ho detto adesso, cioè vedete tutti? Cioè l'oscenità è un qualcosa che riguarda appunto la sfera sessuale. Un aspetto molto importante sul quale voglio invitarvi a stare molto attenti. Il mondo moderno si distingue dal mondo medievale per una cosa molto semplice. Nel Medioevo spesso accadeva, cioè questo fino alla Rivoluzione francese, il peccato è reato. Oggigiorno un conto è la sfera morale, un conto è la sfera giuridica. Sono due mondi completamente diversi. Dobbiamo sempre stare attenti a non confonderli. Però a volte è il legislatore stesso che utilizza delle espressioni che sono un po' fuorvianti. Il naturale senso del riservo, quello che può essere per me il naturale senso del riservo, per altri magari non lo è. Andiamo avanti. Ecco, pubblicazione e spettacoli osceni è un'altra fattispecie delittuosa prevista nel nostro codice penale. Andiamo avanti. Atti e oggetti osceni, il codice scende a definirli in modo puntuale. Ecco, questo invece è, usciamo adesso, abbandoniamo un attimo l'ambito della sessualità, questo è un altro reato previsto dal nostro ordinamento giuridico, di cui tra l'altro si sta parlando molto oggi a proposito del testamento biologico. L'esponente radicale, non mi ricordo il nome, Marco Cappato, pochi mesi fa ha aiutato un ragazzo che era DJ Fabo, che aveva chiesto di porre vita alla sua, di porre termine alla sua vita. In Italia c'è questa ipotesi delittuosa che è istigazione aiuta al suicidio. Quindi Cappato cosa ha fatto? Per aiutare DJ Fabio l'ha portato in Svizzera, dove invece è possibile che una persona in determinate condizioni di salute possa chiedere di mettere fine alla propria vita. Andiamo avanti. Ecco, questo è un articolo che è stato considerato reato fino a poco tempo fa, fino a gennaio dell'anno scorso. Cioè l'ingiuria, che cos'è? Uno che manda quel paese un altro. Adesso non è più un reato, perché oggi purtroppo, credo, la parolaccia, il mandarsi a quel paese è stato anche sdoganato dalla televisione, insomma dalla comicità, e quindi ormai di processi per gente che si mandava a quel paese ce n'erano fin troppi. A un certo punto hanno deciso i nostri governanti di dire vabbè, manteniamo l'ipotesi come illecito amministrativo, in modo che chi manda quel paese un altro paga una multa, però non va più a finire sotto processo. Andiamo avanti. Ecco, la diffamazione invece rimane come ipotesi delittuosa. Che cos'è la diffamazione? L'ingiuria è quando due si mandano a quel paese. Cioè, io dico adesso Giovanni Frei Cognolo, mi fai schifo, non mi piace sta giacca, sei un uomo di... Vabbè, insomma, Invece la diffamazione è quando qualcuno, non parlando direttamente con un altro, ma parlando di un altro, gli attribuisce degli epiteti poco carini. Questo lo si può fare in piazza, tante volte lo si può fare sul giornale o anche su internet. Andiamo avanti. Qui ritorniamo al discorso della sessualità. Ecco, questo è un aspetto su cui la gente non ha molta chiarezza. Cioè, fare sesso con minori nel nostro ordinamento non è i minori di anni 18 hanno rapporti sessuali, non è che arrivano i carabinieri a casa e li arrestano, è chiaro. Ma anche e mi riferisco non soltanto ai minori che fanno sesso tra di loro, mi riferisco anche a un maggiorenne che faccia sesso con un minorenne. Non è che è sempre reato, lo diventa quando
Quando è sesso fare, quando è reato fare sesso con un minorenne? Vediamo se. Quando non c'è il consenso. Quando non c'è il consenso, dice la signora. Cioè, se c'è il consenso, beh, quello però diventa stupro. No, quando è inferiore ai 14 anni. C'è qui abbiamo dottor Fossati però ha una, no, degli studi giuridici, ecco, esatto. Cioè il problema è, se non c'è la volontà è ovvio che è sempre reato, anche se una 40 anni se veri la violenti è ovvio che è reato. Il problema sui minorenni è l'età, cioè il nostro legislatore stabilisce un'età, l'età del consenso, che è 14 anni. Fare sesso con un minore di 14 anni è sempre reato, anche se il minorenne ci sta. Certo, se ci sta sarà difficile che andrà poi dal carabiniere a fare la denuncia o in procura. Però di per sé fare sesso con un minore di anni 14 è sempre reato. O meglio, ci sono delle eccezioni, perché se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore a 3 anni, ecco che di nuovo non è reato. Quindi se un 14enne fa sesso con un 12enne non è reato. Poi il discorso dei 14 anni viene, io dico questo perché quando Berlusconi fu rinviato a giudizio per la storia di Ruby, cioè molti anche a livello di giornali puntavano sul fatto che c'erano di mezzo dei minorenni. Berlusconi poteva andare con Ruby anche se era minorenne, non era quello il reato contestato a Berlusconi. Il reato contestato a Berlusconi, tra gli altri, era quello di aver pagato Ruby. E quindi allora ecco che siamo di fronte a questa ipotesi di reato. Cioè quando il minorenne si prostituisce è sempre reato, anche se il minorenne ha più di 14 anni e decide di sua volontà di prostituirsi. Cosa succede? Succede che il legislatore ritiene che il minorenne, anche se ha più di 14 anni, non sia comunque capace di compiere una scelta così come posso definirla, compromettente per la propria vita, e quindi configura sempre l'ipotesi di reato. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno degli fino adesso abbiamo parlato di reati che possono riguardare anche la vita normale senza arrivare a questo reato viene introdotto invece nel 1993 su indicazione della Comunità Europea e prevede appunto l'accesso abusivo ad un sistema informatico telematico. Ecco, io adesso ho fatto una breve, gli articoli sono molto di più, possono, cioè, io adesso ho fatto una semplice carrellata che spero possa essere interessante. Adesso andiamo avanti. Ecco, questi sono altri articoli, adescava minori su internet, scusa, dei servizi fotografici arrestato. Qui di per sé adescare minori su internet non è reato, si configura il reato perché in cambio del sesso il maggiorenne offriva delle utilità, denaro, forse qui si parla di ricariche telefoniche. Andiamo avanti, qui si parla di una condanna, 9 anni, 6 mesi di reclusione e una multa di 45.000 euro perché un 35enne era accusato di aver chiesto a ragazzine minorenne di spogliarsi in video chat in cambio di qualche ricarica telefonica. Il reato scatta dove e quando? Non perché il maggiorenne chiede al minorenne di spogliarsi, di mandare un video. Scatta quando c'è lo scambio. Magari può sembrare, cioè magari per molti di noi è immorale che uno di 35 anni chatti alle 3 di notte su internet con un minorenne chiedendogli di spogliarsi. Ma questo, se un minore ha più di 14 anni, non necessariamente configura un reato. Cioè, bisogna stare attenti quando si parla di queste cose, a non confondere, ripeto, il piano della morale con quello. Qui invece cosa accadeva? Accadeva che una ragazza si era fatta filmare evidentemente in atteggiamenti intimi, poi il video era finito su internet e la ragazza
non avevo letto la vergogna e quindi alla fine aveva deciso di porre vita alla sua vita, una ragazza molto giovane, di 22 anni, si era strangolata. Le persone che qui fa riferimento a questo articolo furono rinviate a giudizio per istigazione al suicidio, tentata estorsione e diffamazione aggravata. Il video è stato trovato anche nel computer di uno degli indagati. Fino adesso, se qualcuno vuole fermarmi, può farlo liberamente. Andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa che è accaduta pochi giorni fa. Nadia Toff, la presentatrice di Si è sentita male, su internet l'hanno data addirittura per morta, su Wikipedia. Altri invece non si sono fatti scrupoli a lanciare una serie di improperi contro la povera giornalista, dicendo pentista, fesico e altre cose molto simpatiche. Adesso non sto qui a ripetere. Questo è successo proprio pochi giorni fa. Ok, andiamo avanti. A questo invece era accaduto, credo, l'anno scorso, Diletta Leotta, che è una giornalista sportiva. Io non seguo lo sport, non seguo i social network. Non sono scritto che Diletta Leotta. Molto sportiva. Diletta Leotta si è fatta le foto, insomma, in atteggiamenti equivoci, cioè, fatta le foto nuda e sono finite su internet e hanno poi indagato un minorenne per accesso abusivo al sistema informatico. Andiamo avanti. Allora adesso cosa ho fatto? Io non ho i social network, però mi sono fatto aiutare da chi ce li ha e ho deciso di sottoporre alla vostra attenzione alcune pagine pubbliche di personaggi famosi. Cominciamo con Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, detta Bene, personaggio sul quale non sono riuscito a trovare cose brutte, cioè i commenti che ci sono a fianco alla pagina ufficiale di Bebe Vio sono tutti molto molto positivi. Sei meravigliosa, la più bella in assoluto, scrive Angel67mi, Robby Panni scrive grandi tutti e due, ma anche cercando altre foto non ho trovato nessun commento negativo a fianco alle foto che Bebe Vio pubblica sul suo profilo Instagram. Andiamo avanti. Ecco qui, Bebe Vio è campionessa paralimpionica di fioretto in carica. Ecco, anche qui, buon lavoro e buona vacanza, grandissima Bebe, sei molto bella e brava, fantastica Bebe, insomma tutte cose... no, ce n'è uno in fondo. Ciao gnocca, sempre a spasso. È un'ingiuria? No. È una diffamazione? No. Secondo voi? No. No, no. Andiamo avanti, allora. Qui abbiamo un personaggio che ama molto i social network, cioè il Renzi. Ho preso Renzi non perché mi piace o non mi piace, ma perché usa tanto Twitter, usa tanto Instagram. Qui scrive, le parole non bastano più, uno che si chiama Cocco e Armada, no, Cocca e Armada. Poi Francesco Ronzo scrive un SVQS che non so cosa vuol dire, se avessi in grado di dirmelo. Poi se fanno una legge contro le fake news, i profili di Renzi vi chiude una vita. Mille giorni da dimenticare, state ammazzando la gente di chiacchiere, per i fatti a quando? Vabbè, insomma, qui ci sono delle altre frasi che, non lo so, secondo voi si possono configurare come ingiuriose? No. No, no. Cos'è al massimo? Cosa sarà? Cioè, è una critica legittima? Apprezzamenti. Apprezzamenti, apprezzamenti. Andiamo avanti. Qui abbiamo invece Renzi che parcheggia su un parcheggio per disabili. La cosa bella è che Renzi questa foto se l'è pubblicata da solo sul suo profilo e infatti c'è poi qualcuno che comincia, c'è una Chiara Heller tra utenti che commentano il fatto che Renzi si sia fatto sta foto in un posto dove non doveva. Gli ho sottolineato che era sul di parcheggio riservato alle biciclette, quindi per cui lì non doveva stare. Per quanto attiene la fermata, guardi che sia sosta che fermata sulla vita. Secondo me questo è un avvocato.
fatto, cioè lo si vede proprio dallo stile. Infatti poi dice dopo, in tribunale una difesa del genere farebbe sorridere il giudice, glielo garantisco. È evidente che c'è uno che difende Renzi e dice una cosa del tipo, ma guardate lì si è fatto solo la foto, e l'altro dice, non me ne frega niente che si è fatto solo la foto, lì non ci dovevi stare Renzi perché non sei anticoppato. Io che non so si voglia mai di cappare. Andiamo avanti allora, andiamo avanti. Ecco. Allora, qua abbiamo una forse dei personaggi politici più giovani del nostro governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. La Boschi è presente su Instagram, ho scoperto. Questa è una foto che si fa, ci sono alcuni commenti, comunque una bella gnocca. Un altro, sei bellissima, andiamo avanti. Questa è bellissima secondo me. C'è la Boschi che si fa fotografare da qualcuno evidentemente, perché la pubblica, perché Maria Elena Boschi official in viaggio di ritorno a casa. E Merlin 74 dice, guarda che messo in piedi mia moglie quando torna dal lavoro la sogna la capigliatura del sindaco. Libo Duan mette delle faccine e scrive, rientro a casa in autobus, una storytelling da telenovela. Cioè, qualcuno immagina che in realtà questa foto non sia così naturale come vogliono far apparire. Un altro infatti scrive, no, ma da dove, ma dai, è vuoto l'autobus, dove l'hai scattata? Cambia spin doctors. Quindi anche questo allude ad una foto costruita ad arte. Andiamo avanti. Qui sta facendo ginnastica, magna de meno, pimba. Niente meno. La Boschi effettivamente è una bellezza un po' così anni 50, cioè è una ragazza formosa, come? Giunonica. È giunonica, sì, esatto. È stata accusata anche di avere la cellulite, la signorina, su chi, insomma è una donna. Dunque qui abbiamo Mens Sana in corpore sano, direi nessuno dei due. Marito, te non lo trovi, comprato due belle ginocchiere che sotto la scrivania stai più comodo. Ecco, qua già io non lo so, ecco, si allude ad una determinata attività che si può fare in ginocchio sotto la scrivania. Ecco, secondo voi qui siamo di fronte all'ipotesi di reato? Oppure anche qui è semplice ironia? Allora, chiaro, tutti cosa si fa sotto la scrivania, non ve lo sta a dire, è un insulto o anche qui siamo nell'ambito di una battuta? No, per l'insulto devi arrivare alla Boldrini, per l'insulto. È una battuta. No, quello di prima era un reato, che era quando scriveva patetica buffona, era un reato. Patetica buffona è reato. Quello sembra essere. Ci sono altri commenti. Questo no. Questo qua delle ginocchiere no. No, perché lei è favorevole a questo tipo di attività. No, però si può, uno può giocarsela, che c'è un'interpretazione che non è univoca, mentre invece nell'altro caso sì. Questo è stato capito? Molto... Cioè, qui anche si anche se poi veramente voleva prendere... È ovvio cosa quello voglia... È ovvio l'autore della frase a quale attività alluda. Poi in fondo la spiego, se non l'avete capito. No, però giustamente il dottor Fossati dice qui c'è un'allusione che lascia lo spazio comunque a quella che potrebbe essere una battuta, per quanto pesante, ma pur sempre battuta. Ho scelto queste frasi non perché le ho scritte io, ma proprio per farvi capire come il terreno sul quale ci si muove è molto... lo è in generale, perché la vita non è mai grigia, nero, bianca, tanto più poi in un mondo come quello dei social network, come quello di internet, dove tra l'altro insomma le questioni diventano, si complicano anche maggiormente. Andiamo avanti.
qui mi sono nata a Cremona, imprenditrice di influencer. Allora, tutti sanno che Chiara Ferragni. Qua c'è una serie di insulti che si scambiano degli utenti tra di loro, ma non sono rivolti a Chiara Ferragni. Io, scusate, li vado a leggere, ma non perché voglio così ridacchiare o dire parolacce, ma guardate che il senso della parola è fondamentale. Una delle prime testimonianze della lingua italiana, non sto ricordando perché sono tutte persone più istruite di me, è il processo all'epoca, nel X secolo, venivano scritti in latino, registrati e verbalizzati in latino. Nel 960 Capua, in una causa di usucapione, a un certo punto interroga un contadino e gli chiedono di chi è questo terreno. E lui risponde: sacro che le terre, entro che li fini, 30 anni li possente, parti santi benedicti. Cioè, per usucapire un terreno ci volevano almeno 20 anni, e questo testimonia che il monastero di San Benedetto li ha posseduti per almeno 30. Detto questo, mi autorizzerete a leggere: tua madre mi fa i bocchini, figlio di Patania, risponde l'altro, fatti curare, ne ha bisogno. Invidioso che non sei altro a commentare le foto di Chiara, evidentemente un amico, che sarà chiamato per cognome, solo per invidia, perché la tua vita è così futile. Vai dalla mamma che ti ha preparato il latte con i biscotti dentro il biberò, questa è costruita, Ma che meni e meni, vai a guardarti Cartonito, Cartonito è il canale. Tu sei esempio di quanto sia futile, sei un adulto sfigato che perde le sue giornate perché sta in casa, no, perché sta in cassa integrazione a commentare le foto della Ferragni e vai a lavorare scartumando. Allora, qui chiaramente non è un ambito, non è uno scambio in punta di fioretto, di battute simpatiche, scherzo, sono chiaramente degli insulti ingiuriosi, evidente, insomma, penso che nessuno potrebbe testimoniare il contrario. Andiamo avanti. Oh, adesso Michelle Uzzi la conosco anch'io, Michelle Uzzi, che era molto attiva nel campo della violenza sulle donne. Quindi è una che ci tiene al rispetto della femminilità, e infatti andiamo avanti. Qui abbiamo una foto che brilla per raffinatezza, sì. Tutti noi notiamo in questa foto lo sguardo e la capigliatura della Hunziker. La Hunziker, dal lato della sua saggezza, ci spiega, non sto a leggere perché io l'ho fatto, però ci vuole una cosa noiosissima, che cos'è la femminilità. No, adesso però, scusate, io cerco di essere scherzoso, non voglio dare un giudizio morale sulla Hunziker. E se risultasse a voi che io sto dando un giudizio o positivo o negativo, ecco, vi chiedo già scusa fin da adesso, perché non è, cioè, il senso non è quello di giudicare o ridacchiare sui personaggi famosi. Il punto è capire un attimo come questi personaggi li utilizzano e come magari li utilizziamo anche noi. Ovviamente sarebbe stato forse più interessante utilizzare i social network, le pagine pubbliche di voi, ma siccome io non vi conosco, se non qualcuno, sarebbe stato anche poco garbato nei vostri confronti, insomma, venire qui per farci vedere i profili vostri, ecco. Quindi ho scelto per comodità quelli di alcuni personaggi pubblici. Andiamo avanti. Oh, qui abbiamo la foto della Uzi che c'è un bus e fa la pubblicità ad una borsa di Trussardi. Perché, mi direte voi, a Trussardi, la Dolce Gabbana, perché la Michelle Uzzi, che l'ha sposato in seconde nozze, uno dei ranzoni della famiglia Tussa, e qui fa la pubblicità ad una borsa che si chiama The Love Bag, come potremmo tradurre, la borsa amorosa. Allora, qui c'è scritto: io ti farei prendere quello delle 6 di mattina, poi vediamo a Roma, poi vediamo se ti piace ancora. Comunque, complimenti, sei fantastica. Poi un altro scrive: Artus a Valeria, anche a me piace prendere l'autobus, soprattutto se è marchiato Porsche Turbo.
andiamo avanti, qui vanno avanti, scrivono: ciao Michelle, non c'era posto sull'autobus? Per la serie attaccati al tram, scrive un altro. Un altro scrive ancora: pure l'autobus ti sei comprata. Andiamo avanti. Oh, qui il genio secondo me, cioè la Unzecker, che è molto impegnata sulla violenza, cioè contro la violenza sulle donne, che presta il suo volto per un, legittimamente, per un prodotto realizzato dalla casa di moda del marito, cioè una borsa contro la violenza sulle donne. L'idea di Trussardi che trasforma l'iconica Lovey Bag in una sfida benefica sul porto di doppia difesa, la ONU sfondata da Vicenzi e Giulia Buongiorno, l'avvocato, il progetto si chiama Lovey Fighters. Quindi qui abbiamo, pregiudicatelo voi, cioè una pubblicità per un prodotto che viene poi inserita in una campagna con uno scopo evidentemente benefico, secondo gli autori. Secondo me. Non c'entra niente. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo invece una foto, chiaramente fatta da una terza persona, che riguarda però un aspetto della vita intimo della Unzecker, perché è Giardinetti, a meno che non sia nel giardino di casa sua, con il marito in un atteggiamento, insomma, di intimità. Bianco e nero, una foto d'autore. Andiamo avanti. Chi di noi non va col Badile e il solitario a sparare? Poi quello è la classica miss da lavoratore. Vabbè, comunque uno può dire, può pubblicare anche foto simpatiche, questa io non la capisco, però andiamo avanti. Allora, questo, allora, è finito il Grande Fratello da poco, questo è uno dei personaggi, si chiama Ignazio Mosè, un ex ciclista, ed è nato nel 1992. Un ex ciclista, anche suo padre era ciclista, scusate. Allora, qui gli scrivono: mamma mia di qualità, io sono per Francesco tutta la mia vita, mi dispiace, bellissimo. E poi quest'altro scrive: è bello quanto è cretina senza cervello. Andiamo avanti. Sei ancora un bimbo, cresci, stronzo di merda. Fuori Ignazio. Ovviamente fuori Ignazio e fuori dal Grande Fratello, dalla casa del Grande Fratello. Allora, stronzo di merda, scusate, non è chiaramente un insulto, non si può dire che è una cosa simpatica. Cioè, questo è un'ingiuria, tra l'altro anche aggravata. Che stronzo e merda hanno lo stesso significato, ripetuto, c'è una letterazione, allora, secondo me. Andiamo avanti. Allora, questa invece si chiama Viola Valentina Vignali, è nata il 30 maggio del 91 ed è una cestista. Allora, cioè gioca a basket, la conoscete tutti, io non la conoscevo, peccato, perché è anche una ragazza molto alta, altezza mezza bellezza, dicevano gli antichi. Troppo bella, sei troppo buona, sei fantastica. Questo invece è criptico, ti prego escine. Che si dice? Tu che sei un esperto dei linguaggi moderni, cosa vuol dire escine? È un tag famoso, escine. Ah, cosa vuol dire? È famoso, e significa? Dimostrare il seno? Ah, ecco, quindi... Allora, scusate, io mi riesco, se io fermassi una per strada, che non conosco, esci e resta a uno mi dà uno schiaffone, due va la polizia, o sbaglio. Però evidentemente Eugenio 74, no, io a Marco 92 non si fa questi scrupoli. Andiamo avanti. Allora, il mio oculista ha detto che devo smettere di seguire. Questa è un po' raffinata, poi faremo una spiegazione a parte per chi non la capisce immediatamente. Non proferisco parola, questo è uno delle nostre parti perché scrive o signor, e chiaramente uno, secondo me se facciamo un'indagine tra il pubblico e il signore.
che cavallette, che chiappe, la TB da sballo, ci credo che ti sei lasciata, posti sempre foto nuda. Qui si sbaglia perché adesso mostreremo un'altra foto dove invece è vestitissima. È vestitissima, fa la pubblicità per... Io quando ho visto questa foto e quella successiva, mi sono innamorato di Valentina, vediamo quella successiva, e ho provato un'irresistibile voglia di invadere la Polonia. Questa è raffinata, La professoressa Dell'Anno forse... No, cioè, scusate, ma io sarò un pervertito e lo sono, ve lo confesso, però a me questa casa di moda Boy London, cioè, non so, è andata a riprendere l'armamentario dell'esercito tedesco durante l'ultima guerra, perché a me, torniamo un attimo indietro, a me questa aquila con poi ricorda, andiamo avanti, ricordo un altro stemma, scusate, lo stemma è questo, togliamo la svastica, però a me... Allora, l'altro giorno un carabiniere ha appeso una bandiera della Germania imperiale, quindi non del Terzo Reich, ma della Germania guglielmina, ha scatenato un casino inenarrabile. Questo simbolo della Boy London, anche se non c'è la svastica, secondo me, però... Cioè, è sempre molto difficile poi andare in un tribunale e dire guardate quello è un simbolo neonazista, perché di fatto la svastica non c'è. Però è difficile dire che, cioè, non so, ci sono, io ho pensato che quello stemma ricorda l'aquila del Terzo Reich. Andiamo avanti. Oh, qui questo la conosco anch'io. Questo è il Corriere di ieri mattina, il Corriere. È una foto che riguarda Belen Rodriguez. Ecco, Belen è uno dei personaggi più celebri, popolari che c'è in Italia per tanti anni. Questo in gergo si chiama upskirt, cioè una fotografia fatta in modo da andare a vedere la biancheria intima della marca abitata. C'è da dire che i fotografi con Belen qui giocano facile, perché Belen, insomma, non fa di tutto per aiutare questo tipo di fotografia. Questo lo pubblicava il Corriere, perché Belen ieri, oggi, ma forse ieri, è andata, andiamo avanti, è andato al Gaslini a Genova, e il Corriere ha dato questa notizia, e poi io sono andato ad aprire questa notizia sul Corriere online, e poi c'erano tutta una serie di foto come quella di prima, cioè, quindi al Gaslini si è fatta una foto. Che Belen è come il Papa, va a trovare i bambini all'ospedale. Però poi c'è una foto di lui. Qui non è al Gaslini, no, è al Costanzo Show. Andiamo avanti. Oh, qui invece, adesso, cioè, se andiamo sul sito, sulla pagina Instagram di Belen, si apre un mondo. Qui Belen fa la pubblicità per un... ristorante. Ristorante? Per il ristorante McDonald's. Pubblicità occulta, beh, tanto occulta mi sembra, sei bellissima, sei la più bella del mondo, spero di trovarti dentro un Happy Meal, mi piace come sei vestito, che lì 2031 chiede, mi dai due meloni? Questa è proprio, anch'io sono capace di fare battute più belle, se mi impegno. Quest'altro invece è raffinato, sei ossigeno per me. Avanti, queste sono foto che Belen pubblica di se stessa. Il punto, voi vedete, scherziamo, io con questi collaboratori dello studio in cui lavoro, che sono più giovani di me, fanno la pratica forense, loro mi hanno fatto vedere foto di loro amiche, di loro coetanee, negli stessi atteggiamenti di questi personaggi famosi. Il punto, però questa è la mia valutazione che non vuole essere connotata da nessuna implicazione morale. Il punto è che Belen viene pagato comunque a un tornaconto economico. Se lo fa la vostra compagna di banco al liceo e all'università, il tornaconto economico non so se c'è sempre. Allora, qui scrive uno: hai due gran belle natiche, ma rimarrai sempre un grandissimo. Riuscite a leggerlo? Devo leggerlo. Si legge in fondo. Ma rimane sempre di sotto, questo è chiaramente. No, perché non averle, se non ce le hai, cioè sicuramente, non lo sa il ragionamento.
Quest'altro scrive, nessuna come te, fondo schiena da Oscar, un altro scrive, ti trapano, stupenda a dir poco. Andiamo avanti, qui è vestita, mamma mia che panorama, ti darai certe pisellate, figa, allora è ovvio che adesso ce ne sono tantissime altre, quindi insomma, possiamo vederle velocemente senza starle tutte a commentare, andiamo avanti. Ecco, questa invece è veramente svestita, andiamo avanti ancora. Ecco, qui c'è un altro aspetto sul quale vorrei porre la vostra attenzione. Cioè, il fatto che Belen, su uno strumento che utilizza per pubblicizzare prodotti come appunto quella mezza nuda, era una campagna per una casa di moda, cioè metta anche le foto della sua vita privata. Cioè, una volta c'erano i fotoromanzi, oggi i fotoromanzi sono le vicende sentimentali, personali di Belen, del Grande Fratello, perché in fondo, cioè, se io dovessi dire per cosa è famosa Belen, cioè sinceramente, ma lungi da me un giudizio morale su Belen, io non saprei dire se Belen è una showgirl, sa ballare, sa cantare, sa presentare, cioè Belen è famosa perché è Belen, perché ha trasformato, secondo me non da sola, la sua vita in un grande fotoromanzo. Quindi ecco che alla sua storia è funzionale anche il pubblicare foto che riguardano la sua vita intima. Qui mette la foto del bambino che si chiama Santiago, se ho capito, se ricordo bene. Andiamo avanti, ecco qui di nuovo una foto di lei in vacanza, andiamo avanti. Io di foto da bambino con mia mamma ne ho tante, che mi cucina, ma per fare questo incontro qui stasera con voi sono andato a fare una certa, così, un ripasso dell'album di famiglia, e anche mia mamma adesso da giovane, a una certa età, era una bella donna, cioè non ne ho trovate così di foto. Andiamo avanti, questa è un'altra foto dove è vestita, però chiaramente è una foto con una forte contenuto erotico sessuale, o sono io che sono un pervertito, non lo so, se sono soltanto io a vedere una carica sessuale in questa foto, vabbè, io ve l'ho confessato, sono un pervertito a peggio specie. Andiamo avanti, ecco, anche qui è una campagna per Marciano, andiamo avanti. Ecco, abbiamo finito praticamente. Insomma, adesso abbiamo fatto, siamo arrivati alle 7. Concedetemi ancora 2 minuti, giusto per salutarvi tutti. Tra l'altro, no, c'è un registro per. C'è un registro poi per chi è interessato al credito scolastico. Ecco, io ho cercato di veramente di non rendere troppo noiosa questo incontro. Il senso qual è? Ovvio, ognuno fa della propria vita quello che vuole, però stiamo attenti a non confondere le nostre vite di persone che non hanno, nel mio caso, non hanno una dimensione sociale come quella delle persone del mondo del jet set, non del jet set, dello showbiz. Ecco, stiamo attenti a non confondere, a non scambiare la nostra vita con quella di altri, perché se Belen o qualcun altro posa certe foto, certo, una carica esibizionistica c'è in ciascuno di noi, però tante volte io personalmente ci vedo un tornaconto economico. Quando lo facciamo noi, stiamo attenti, perché probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi nessuno ci pagherà. Tante volte saremo oggetti di commenti magari che possono anche sfociare nel piano giudiziario, però poi state attenti, perché siete voi che le avete pubblicate, siete voi che dovete dimostrare l'intento diffamatorio, ingiurioso, perché il nostro sistema penale prevede, si basa su una presunzione di innocenza, non di colpevolezza.
E come abbiamo visto noi questa sera, così in modo spero divertente, il confine tra ciò che è battuta e ciò che è offesa è così immediato. Siamo in una democrazia, ho detto, le nostre leggi ci garantiscono la libertà, però qui accade, un po', permettetemi l'immagine forte con la quale vi voglio lasciare stasera, un'immagine macabra, però spero che vi rimanga impressa. Per decenni le compagnie di aerei, di trasporti aerei, si sono preoccupate di difendere la cabina di pilotaggio da attacchi provenienti da terroristi nascosti tra i passeggeri. Qualche anno fa un aereo della Germanwings, gruppo Lufthansa, è venuto giù perché il copilota ha deciso di suicidarsi. E il pilota che si era assentato per andare in bagno non è poi riuscito ad entrare più nella cabina di pilotaggio, perché le cabine di pilotaggio progettate proprio contro i terroristi sono fatte in modo che non possono essere aperte da fuori. Qui il punto è che se siamo noi a pilotare l'aereo dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. Con questa immagine un po' cruda, tra quale vi chiedo scusa, spero insomma che io la utilizzo perché penso appunto che i social network non siano dei giochi e non sia una cosa che riguarda soltanto i giovani. Sono parte della vita e quindi vanno affrontati con la maturità che la vita richiede. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Abbiamo parlato ampiamente, se qualcuno vuole fare qualche domanda io sono ancora disponibile, però direi che possiamo anche rompere le righe e salutarci, però se qualcuno vuole rimanere ancora io sono